Andrea Vecchio, imprenditore anti-racket, ci racconta come il gusto della ribellione al pizzo possa essere dolce e toccante come un piatto di alici. Di che si tratta? Si tratta di riflessioni, pensieri che sono maturate nel corso della mia vita. Io sono stato estorto a cominciare dal 1982 e da quel momento la somma delle notizie si è messa nella mia mente, tutta una serie di file messi uno dopo l'altro. Alla fine, quando c'è stato l'evento più drammatico a settembre del 2007, ho pensato che queste cose non dovevano appartenere solo a me, ma dovevano essere condivise con altre persone. E però mi sembrava troppo riduttivo scrivere solo queste cose come delle memorie personali. E allora ho pensato di sposarle con la cucina, anche perché a me piace molto cucinare, mi piacciono moltissimo i piatti siciliani, e sono partito dal raccontare la prima vicenda che mi ha visto coinvolto, accoppiandola alla pasta con le sarde. Però siccome io sono catanese, noi a Catania al posto delle sarde mettiamo le alici, ecco perché la pasta con le alici. Però con le sarde è più buona, perché le sarde sono più grasse, ma a Catania è più difficile trovare le sarde, si trovano le alici con maggiore facilità. Nel libro La ricetta della legalità, edito nel 1900, lei racconta una serie di vicende e spiega una serie di piatti. Esiste una storia o un piatto a cui è più fortemente legato? Ma credo al più semplice dei piatti, che è la pasta alla norma, perché la pasta alla norma si prepara con una grande facilità. L'importante è avere gli ingredienti di qualità, pomodori che siano freschi e maturi, melanzane che siano non di serra ma di pieno campo, e poi pasta, spaghetti o anche rigatoni, ma rigorosamente di pastificio siciliano, perché noi in Sicilia abbiamo degli ottimi pastifici, abbiamo le migliori paste d'Italia, si mangiano in Sicilia. Lei ha detto no al racket, e gli altri quali segnali coglie nel territorio oggi? Ma io non sono un sociologo, non sono in grado di leggere i segnali. Non vedo tante denunce in giro, non vedo tante, ma molto probabilmente le denunce sono riservate, la magistratura le copre, le forze di polizia fanno le indagini, non le pubblicizzano, non ci sono fatti eclatanti che vengono alla ribalta. Molto probabilmente ci saranno molti che denunciano. A Palermo credo più che a Catania. A Palermo, a Caltanissetta, ad Agrigento, credo che più che a Catania, che a Siracusa, che a Messina, che in queste province che dal punto di vista della infiltrazione mafiosa, della infiltrazione delinquenziale, sembrano più protette, sembrano più riservate, in effetti le persone forse hanno più paura e hanno timore di denunciare. Il dolce in fondo, se dovesse associare il gusto della libertà a un piatto, a un sapore, che piatto sceglierebbe Andrea Vecchio? La cassata siciliana e i cannoli di ricotta. Non ho messo la cassata siciliana alla fine del libro perché è molto più complessa la sua preparazione e non è facile da realizzare. E poi gli ingredienti non sono tutti quanti facilmente reperibili. I cannoli di ricotta sono molto semplici, molto facili. E poi a Palermo si mangiano in una particolare versione che chiamano scafazzè, perché si prendono questi cannoli, si rompono insieme alla ricotta, si mettono in una ciotola in modo da mangiarli col cucchiaio, perché altrimenti ogni cannolo è una cravatta nuova e una camicia nuova, perché la ricotta ti sgocciola e soprattutto a me che sono molto maldestro. La libertà ha il gusto di un cannolo, quindi possiamo dirlo. E dal punto di vista politico i cannoli sono stati diciamo
portatori di malaugurio, di malanno. Io concludo il libro dicendo che se avessero regalato un vassoio, una ciotola di scafazze al posto di un vassoio di cannoli, forse tutto quel pandemonio non sarebbe successo, chissà. Grazie.